penso che Ricci abbia visto nella possibilità di costruire il labirinto l'opportunità di fare, come aveva fatto nell'editoria, una cosa straordinaria. Oggi i labirinti non li costruisce quasi più nessuno. Ricci ha deciso di costruire il più grande labirinto del mondo. Il tema del labirinto è il tema di una biblioteca senza fine, da cui il labirinto, libri, quindi i libri fanno parte della vocazione culturale di Ricci. Il labirinto ne diventa una rappresentazione grafica, architettonica e spaziale in un percorso in cui ti perdi come uno si perde nella lettura. Nell'editoria aveva fatto sicuramente la rivista d'arte più bella del mondo, gli restava da fare un sogno ancora più grande, che era quello di fare il mondo più bello. Aveva esposto quest'idea già a Borges a suo tempo. E lui mi ha risposto: ma sei matto, cioè, non potrei mai fare la labirinto più grande del mondo, perché c'è già, è il deserto, del Sahara. Prova ad andare dentro il deserto e vedrai che ti perdi. Ricci, che è un uomo anche di spirito, disse: allora io farò il labirinto verde più grande del mondo. Mi fa vedere un piccolo foglietto in A4 dove c'era uno schizzo dove dice: io voglio realizzare un labirinto. Da architetto guardo il disegno e vedo che le case della sua tenuta erano dei piccoli puntini. Questo labirinto era enorme, perché erano più o meno 4-5 campi da calcio. La prima scelta importante era come fare le siepi che componevano questo labirinto. Borges mi ha messo nella testa il labirinto. Io poi mi sono caricato andando a vedere tutti i labirinti possibili. E ho capito una cosa che gli altri non avevano capito, che i bambù, qui ci sono 300.000 bambù, e vengono dalla Cina. Questi grossi canneti che si possono trovare in Cina hanno un fascino che sia su di me che sul dottor Ricci è notevole. Per molto tempo ci siamo ispirati all'uso di piante classiche, il bosso, il tasso, l'alloro. Però poi a un certo punto ci siamo resi conto che un labirinto così grande, utilizzare una pianta con dei tempi di crescita così elevate e allo stesso tempo anche difficoltà di manutenzione, non era la strada giusta. Il bambù è un grande consumatore di CO2 e quindi rende l'aria molto salobre. C'era anche un motivo un po' più egoistico, che era quello del desiderio di vedere il labirinto a maturità rapidamente, non essendo Ricci più giovanissimo. Il bambù è come fosse un prato d'erba gigante, ogni anno per ogni pianta di bambù ne ricresce una più alta ancora, identica a quella precedente. Quindi se all'inizio in un anno magari ti cresce una pianta da un metro, l'anno dopo ti cresce da un metro e mezzo, due anni dopo due piante da due metri e così via. E Borges, quando era qua, era in questa, qua era, perché la mia casa è lì a 300 metri, e qui c'era il verde, c'era il frumento, c'era il mais. La nostra scommessa, la nostra ambizione era quella di intervenire sul paesaggio e di non rovinarlo, anzi di aggiungere qualcosa, di arricchirlo. Per 10 anni, 12 anni noi siamo andati avanti a progettare sia la parte verde che la parte poi degli edifici, che poi è stato un master plan su cui poi Piercarlo è andato avanti a lavorare. Sapevo che sarebbe stato un compito molto difficile, non è stato così, è stato molto molto più difficile di quanto immaginassi, ma anche di grande soddisfazione, non solo professionale ma anche umana. Le forme si sono, in 12 anni di lavoro ne abbiamo cambiate tantissime, anche il museo, il parco, il ristorante, tutte le strutture ricettive che annesse al parco le abbiamo modificate e spostate continuamente all'interno della sua tenuta. E le forme ovviamente erano sempre legate a forme classiche, soprattutto alle forme stellate delle città rinascimentali, Sabbioneta, Palmanova, per dire città vicine a Parma, ma erano i labirinti di pittoni ad esempio, oppure avevamo visto i labirinti di mais francesi che in quel periodo erano molto visitati. Il dottor Ricci ha sempre pensato di avere un labirinto aperto al pubblico alla città di Fontanellato, a cui lui è molto legato. Facendo questo atto anche di, io dico sempre, di grande generosità, perché ha preso del suo
e ha fatto qualcosa che resterà nel tempo e è aperto a tutti. Non è stata una scelta difficile, perché voleva dire per me vendere effemere la casa editrice o rinunciare a fare il labirinto. Io ho scelto di vendere le cose con quei soldi lì, ho fatto questa roba qua. La casa editrice che adesso ha ricomprato, quindi questo è un fatto positivo, perché si conclude con la restituzione al mittente di ciò che egli a un certo punto pensò di vendere. Il percorso gli ha consentito di vendere una casa editrice Florida, di guadagnare abbastanza denaro per fare una cosa per tutti realizzando il suo sogno e poi di tornare nella realtà dei libri, che poi sono comunque un sogno. Nel complesso del labirinto, alla fine del percorso, ci si trova davanti al centro una piramide. È una piramide un po' sui generis rispetto alla forma geometrica classica, perché è una piramide con incastrata all'interno un'abside ed è in effetti una cappella. La piramide, o comunque il triangolo, ha questo valore simbolico sacro e un po' ecumenico, un po' in tutte le religioni. In più c'era un rimando ai progetti visionari degli architetti illuministi del Settecento, che sono un argomento che accomuna la sensibilità neoclassica di Franco Maria Ricci e la mia. L'amore e il rispetto che io ho sempre avuto per questi architetti francesi prima della rivoluzione, cioè 750-760, che sono Le Doux, Le Coeur, Boulez, i quali disegnavano delle straordinari luoghi irrealizzabili, perché cioè, se guardi i disegni, l'omino è così e la punta della piramide è così, insomma. Ho pensato, ho detto, perché non facciamo più modestamente una roba alta 5 metri e non 350? Ci sono molte architetture utopiche nel neoclassicismo francese che non sono mai state realizzate e sono delle icone dell'architettura oggi. Anche il labirinto di Minosse non si sa mai se sia esistito veramente, e magari per quello che è tanto famoso. Dottor Ricci, ogni tanto penso che non volesse mai finirlo il labirinto, è un po' come la tela di Penelope, il più grande labirinto per lui era non finire il suo labirinto. La grande soddisfazione, sicuro, di aver completato il lavoro c'è stata, ma non lo ha mai abbandonato l'idea di perfezionarlo ulteriormente. Io oggi ho portato con me ulteriori disegni per alcune possibili piccole modifiche o trasformazioni o ampliamenti di quello che è stato un lavoro grande, apparentemente concluso, ma che forse non finirà mai. Io non sono ancora andato veramente fino in fondo, perché andarci è come... mi dispiace svelare il labirinto, cioè come umiliarlo, saltarsi nel foro. Cioè, il labirinto ha bisogno di vittime, non di gaudenti.